L'opera che ho scelto oggi di presentarvi è L'Archer del pittore e scultore olandese Karel Appel. L'ho scelta prima di tutto per un motivo strettamente personale. Appel, infatti, è stato il primo artista per il quale ho scritto una breve biografia per il sito web di Artrust, prima ancora di iniziare a lavorare qui. Una sorta di prova d'ingresso che, a distanza di più di un anno, immagino sia andata a buon fine. Ma al di là di questo aneddoto, quello che mi affascina di quest'opera è la sua carica espressiva liberatoria, che deriva dall'estrema spontaneità del segno e dalla potenza del colore. Acceso, violento, disordinato, ma soprattutto fortemente materico. Del resto, Appel è stato tra gli interpreti migliori di un espressionismo tutto giocato in chiave ironica e infantile. La sua arte, come quella degli altri artisti del gruppo Cobra, nasce all'interno del contesto storico bloccato della Guerra Fredda. La fede nella ragione, che aveva contraddistinto le generazioni precedenti, è crollata sotto la barbarie dei totalitarismi e le bombe atomiche della Seconda Guerra Mondiale. Il clima che si respira è quello dell'angoscia di un possibile olocausto nucleare. Appel prende dunque coscienza del miserabile fallimento del mondo degli adulti e della sua presunta razionalità. La sua pittura è dunque un ritorno alle origini, spregiudicata, aggressiva, fantastica, riscopre l'immaginario primitivo e il suo pathos e si esprime nell'immediatezza della creazione infantile. L'arciere che vediamo in quest'opera del resto ci riporta immediatamente ai segni di un'incisione rupestre e allo stesso tempo ai disegni di quando eravamo bambini. Allergica al rigore, la pittura di Appel è la vittoria della spontaneità contro le regole. È il superamento di ogni canone compositivo. È la concessione di una libertà completa, sfrenata e incondizionata al potere gestuale del segno. La sua opera, come quella dei colleghi del gruppo Cobra, sarà un vero e proprio vento di libertà nel mondo dell'arte dell'epoca e sarà fondamentale per tutte le esperienze artistiche successive. Oggi, nonostante i progressi dell'umanità, i tempi in cui viviamo sono altrettanto sconfortanti. Forse avremo ancora il bisogno di approcciarci al mondo e alle cose con la stessa curiosità e la stessa disposizione d'animo con cui Appel si approcciava all'arte, quella di un bambino interrogante, come lui stesso la definiva, libero da ogni indottrinamento e dalle rigidità e dai dogmi del mondo degli adulti.